Anche il sindaco di Ozero, Guglielmo Villani, interviene sul dibattito che riguarda la superstrada Vigevano-Malpensa, dopo che la regione ha inserito l'opera tra quelle prioritarie in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Al nostro comune, spiega, basterebbero due rotonde per risolvere i problemi di viabilità, ma per operazioni di questo tipo è necessaria una visione territoriale. Fondamentalmente questo impatto riguardava la realizzazione di due rotonde che sono strettamente necessarie e lo dico a tutti quelli che tutti i giorni vengono da Vigevano e vanno verso Abbiategrasso, verso Milano e si trovano costretti a fermarsi a un semaforo che addirittura crea colonna fino quasi al ponte di Vigevano, se non in alcuni casi anche oltre. E questo semaforo è fondamentale, non può essere eliminato perché come la gente e il traffico, il flusso di traffico dei pendolari dalla mattina da Vigevano va verso Abbiategrasso e verso Milano, viceversa di sera da Milano ritorna verso Vigevano utilizzando anche la 52 che è una strada provinciale che fa da bypass a tutta l'area di Abbiategrasso. E se questo semaforo non ci fosse non permetterebbe poi il traffico inverso in sicurezza, quindi questo semaforo non è possibile toglierlo e non è possibile ottimizzarlo. Neanche il funzionamento, perché effettivamente il traffico è da ambedue i lati. Su quest'opera, prosegue Villani, si dibatte ormai da anni senza riuscire ad arrivare ad una sintesi. Rispetto alle opinioni del no, ma i cittadini hanno votato dei sindaci favorevoli alla superstrada e la volontà popolare dovrebbe venire rispettata. Abbiamo Abbiategrasso che ha una estrema necessità di realizzare questa circonvallazione, così come Robecco, e a monte ci sta Vigevano e la Lomellina che non può più attendere la realizzazione di quest'opera. Quindi se noi andiamo a mettere assieme tutti gli abitanti appartenenti a questo bacino, superiamo abbondantemente i 100.000 abitanti, quindi non ci si può costantemente fermare di fronte al parere di alcuni. Seppur il parere è incontestabile, ci mancherebbe, ognuno è libero di pensarla come vuole ed è libero di esprimere il proprio parere sul proprio territorio di competenza. Quindi la mia non è una critica nei confronti di chi dice no all'opera, però sulla bilancia bisogna mettere tutto. Non bisogna mettere soltanto chi dice no all'opera e chi contesta a spada tratta l'opera, perché sulla bilancia ci devono stare sia i pro che i contro, sia i pareri positivi che i pareri negativi. In questo momento siamo alla stragrande maggioranza per il sì. Il no probabilmente fa più rumore, ma la stragrande maggioranza dei cittadini, anche perché i cittadini hanno votato dei sindaci che proponevano la strada, sia Vigevano che Abbiategrasso. Quindi se siamo in democrazia bisogna tenere benissimo e sempre presente il volere dei cittadini.